Potrebbe essere già decisivo lo scontro diretto del Pigliacelli per stabilire le gerarchie del girone A di promozione, il Montorio per proseguire sulla scia delle 4 vittorie consecutive e prendersi la vetta, il San Benedetto Venere ancora imbattuto per mantenere la distanza di un punto dei gialloneri e magari incrementarla, fischia Pietro Sivilli di Chieti, coadiuvato da Steven Terrenzi e Nicola De Ortentis di Pescara. La gara è frizzante e ricca di colpi da ambo le parti, menzione al quinto per la rovesciata di Mosca che si abbassa pericolosamente ma non a sufficienza. All'11° Di Pietro prova a battere Rapagnani con una conclusione da distanza siderale, che termina sul fondo. Sull'altro versante Ridolfi non riesce a correggere in porto un traversone dalla sinistra di Leonzi. Al 17° il Montorio si rende pericoloso sugli sviluppi di un corner, Di Silvestri di testa non trova il bersaglio grosso. Ancora i gialloneri pericolosi al 21° quando Salvi impatta su un calcio di punizione calciato da Pollino, ma spedisce al lato. 2 minuti più tardi ci prova Migliori, che però non impensierisce più di tanto Rapagnani. Alla mezz'ora è proprio il numero 11 a portare in vantaggio gli ospiti, servito da Torre, fa partire dalla lunga distanza un diagonale potente e preciso, che si insacca alla destra di Rapagnani e fa impazzire i tanti tifosi arrivati da San Benedetto. Episodio da Moviola subito dopo, quando Torre in contropiede viene fermato dall'intervento di Fall. Il numero 7 nel contrasto finisce a terra, ma per Sivilli è tutto regolare. Sul finire di tempo, prima Mancini, favorito da una spizzata, non crea problemi a Rapagnani, e poi dall'altra parte Mosca viene atterrato all'interno dell'area di rigore. Sivilli indica il dischetto, tante le proteste dei marsicani. Dagli 11 metri si presenta proprio Mosca, Bassi intuisce, ma non riesce ad evitare l'1-1. L'esultanza di Mosca innervosisce gli animi in tribuna, che si scaldano tra primo e secondo tempo. Necessario l'intervento delle forze dell'ordine che ristabiliscono la calma. La ripresa si apre con il diagonale di Mancini, dopo 24 secondi. Rapagnani si distende e manda in angolo, sul quale Zarini incorna, senza però trovare lo specchio. Il San Benedetto sembra averne di più, al quinto Catalli solo davanti a Rapagnani spreca così. Qualche istante più tardi il Montorio la ribalta, errore da matita rossa di Severini che in fase di impostazione regala palla a Capitan Ridolfi. Bassi è fuori dai pali e per il numero 9 un gioco da ragazzi insaccare per il 2-1, che sembra incanalare la gara. La gioia montorriese però dura appena 3 minuti e Torre scodella per Mancini che sottoporta a battere Rapagnani e ristabilisce la parità. Da qui in poi è blackout Montorio con i ragazzi di Mister di Genova che creano i presupposti per vincerla e addirittura chiuderla. Alla mezz'ora Catalli conduce palla nella tre quarti giallonera, vede il taglio di Del Vecchio, diagonale preciso al millimetro, del numero 17 che bacia il palo e regala i 3 punti alla truppa marsicana che può dilagare, con Catalli che prima colpisce la traversa sull'azione personale di Cordischi e poi direttamente da calcio di punizione impegna Rapagnani. Finisce 3-2, colpo del San Benedetto Venere che allunga in vetta sul Montorio che ora insegue a meno 4. Mister, l'avevate ribaltata, poi cos'è successo? Un blackout? No, in quella circostanza, sul gol del 2-2 siamo stati leggeri, una squadra come la nostra non può perdere palla, accettare la ripartenza e perdere un 2 contro 1 in quella zona di campo dove di solito si esce fuori, si viene fuori con la palla oppure si rischia di prendere un calcio d'angolo, un pallone laterale, ma perdere quell'uno contro uno lì diventa poi letale, e lo è stato. Doia Guerra è di Sante part time perché non aveva più di mezz'ora, dunque che poi è stata quella che ha fatto. Sicuramente Ndoye oggi ci avrebbe dato una grossa mano, perché con una squadra così forte fisicamente lui è uno dei nostri giocatori su cui noi puntiamo di più. Purtroppo non stava bene, dunque non poteva giocare. Ma oggi è stata, secondo me, il fatto che il gol del 2-2 loro si sono ringalluzzati, hanno preso spirito, hanno preso energie, invece noi che pensavamo magari di poi di portarla fino in fondo in vantaggio, ci siamo un attimino sbracati, ma per non avendo la possibilità di aggiustare quello che stava succedendo. È tanta per noi 4 punti, come lo sono 7 per il Celano, 8 per le altre. Il campionato è ancora molto lungo, c'è ancora da giocare. Domenica c'è Celano Montorio e San Gregorio San Benedetto, dunque possono essere ancora 2 partite che possono indirizzare il campionato da una parte o dall'altra. La cosa certa è che loro sono molto forti. Direttore, siete ancora imbattuti, avete vinto anche qui a Montorio. Eh sì, dai, come ho detto poco, anzi, l'unica partita che abbiamo veramente dovevamo raccogliere di più e abbiamo pareggiato è stata proprio quella con la Pucenza di Trasacco. Noi, ecco, tutte le partite il nostro mister gioca alla grande,
e veniamo a giocarci le partite su tutti i campi, quindi alla fine il risultato ci stanno dando ragione. Eh sì, dai, oggi diciamo che abbiamo pure commesso qualche errore difensivo che avete visto tutti, però a quello siamo riusciti a sopperire e a riportare la squadra in vantaggio. Vabbè, dai, non è che ci dobbiamo nascondere, l'obiettivo era quello che potevamo fare un buon campionato, erano potarsi con un po' di arrivare nei playoff. Oramai la classifica ci dice che siamo primi e fino a quando saremo primi cercheremo di mantenere questa posizione il più possibile. Poi alla fine, se siamo ancora primi, andremo in eccellenza.